Guattai a tutti ciurma e benvenuti ragioghirini in questo nuovissimo episodio su Kina, Bridge of Spirits. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie veramente di cuore a tutti per il supporto. E sempre scegliendo uno dei commenti che avete lasciato sotto l'ultimo episodio, intanto grazie come sempre a tutti ragazzi che commentate. Lo sapete, io leggo sempre tutti i vostri commenti e siete veramente, cioè, non lo so, voi siete troppo teneri, siete, cioè, mi date consigli, mi parlate della vostra esperienza col gioco. È bellissimo leggerli, quindi grazie davvero di cuore a tutti. Oggi leggiamo quello di Angel, che dice: la lacrima per Taro e per i suoi fratellini ci sta, mi emozionò tantissimo. E infatti quando è cominciato questo gioco aspettavo proprio di vederti durante questo filmato. Sei dolcissima, anche se la mia storia preferita è quella che stai affrontando adesso. Quindi intanto grazie. Doppio consiglio dal tuo amichevole Angel di quartiere, questo mi piace. 1. Se alzi delle rocce nel punto in cui sta la porta ad aprire, noterai una macchia viola come una piccola pozza d'acqua. E quello è uno dei nostri amici cipi, quindi insomma devo stare un pochettino più attenta ragazzi, perché non è il primo comunque che mi dice magari che dovrei notare forse un pochettino più attentamente gli amici cipi sparsi in giro per il mondo. Io come sempre ragazzi vi chiedo scusa per la mia disattenzione, ma è una cosa veramente che non faccio apposta, quindi scusate. 2. Sei bravissima con i parry, fin troppo buono, grazie, ma per sconfiggere più facilmente i nemici palla di roccia ti basta lanciargli una bomba addosso e si apriranno esponendo il nucleo. Rimani comunque bravissimo, ottimo video. Grazie, grazie, grazie Angel per questo commento. Grazie anche a tutti gli altri per i commenti, per i suggerimenti, grazie per tutto. E quindi la volta scorsa ragazzi ci eravamo lasciati qui. Quello che devo fare è appunto attivare due cristalli del potere per aprire la porta, cosa che avevo fatto, cioè nel senso ne avevo attivato uno la volta scorsa, però poi mi ero ritrovata qua, dove appunto ci sono i cari nemici, questi qua ragazzi che purtroppo abbiamo già conosciuto. La faccio esplodere con la freccia chiaramente, quindi ecco qua. Dov'è? Grandi ragazzi, cioè vedete, mi date sempre consigli meravigliosi. Oh cazzo, porca miseriaccia, nucleo, 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 boom, bitch. E nucleo, 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 boom, 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 boom. Ce la faremo? Non ce la faremo? No, ce la dovremo fare per forza, raga, per forza. Quindi, oh, madonna santa, come mi è arrivato aggressivo. Maledetto puzzone, ce l'ha addosso. Eccolo, minchia, toppe, tutte e due. Tutte e due toppe. Va bene, non fa niente. Oh, ho guadagnato anche un trofeo nel frattempo senza manco la fissa tesore da porca miseria, che male. Boom, bitch. Oddio, oddio, forza. Mannaggia la cincia allegra, sempre per pochissimo. Boom e boom. Aia, la fissa, chi era? Mi ha fatto malissimo. Oddio, fermi, fermi. Mi sa che dovevo concentrarmi pure prima a distruggere sta merda. Aspetta, ce la possiamo fare. Basta avere un attimo di pazienza e attenzione. Ce l'abbiamo fatta, è riuscita la cosa o che stiamo aspettando? C'è rimasto questo, ragazzi, qui solo soletto, come un pollo. E infatti, voilà. Oh yes, signori, yes. Boom, amici, ciao amori cipi, quanto sono cipi. Sono sempre fin troppo cipi ragazzi, non potrò mai troppo resistere alla loro cipitaggine, è impossibile. Allora qua c'è stanno i massi, per cui posso passare qua sotto e aprire questo grandissimo scrigno con tanta buona roba dentro. Per cui spostiamoci. Quanto pare mi sono persa diversi amici cipi ragazzi per la mia disattenzione. Io vi ripeto, vi chiedo scusa per questa cosa, ma è davvero proprio al di là del mio controllo, nel senso che sono distratta per natura, raga. Scusate, non ci posso fare niente, però proverò a prestarci più attenzione, questo sicuramente, ve lo prometto. Ce la farò? Ce la devo fare? Oddio, forse non devo saltare qua. O forse, ah, devo andare da là. Mannaggia a me. Ok, dai, un, due. Vado di qua. Anche se forse, intanto apriamo questo. Apriamo questo. C'è sta, un coleottero. Amore, un altro cappellino cipi. Quante cipi. Ecco, dovevo fare quello. Immaginavo, chissà perché ci avrei giurato. Ce la posso fare? Sì, sì che ce la posso fare. Opla! Amore rot, forza! Fammelo fuori!
top. Era quello che dovevo fare o dovevo fare altro? Perché penso che a breve crollerò come una polla. Sì, infatti, devo saltare là sopra. Usare una delle mie magiche frecce su quell'affare lì. Esatto, sì. Ok, 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 ho capito, ho capito. Dai, ce la posso fa. Mo ho capito e come. Oplala e oplala e oplala. Perfetto. Ok, allora. Qua sopra che altro abbiamo? Situation, com'è la situation? Oh, ah, ok, lo devo aggiustare. Chissà se va, chissà se va, chissà se va. Ah, ecco, devo seguire la striscia qua. Quindi bastava un po' più d'attention. Ancora una volta. E un'altra volta. Ok, signori. Yes! Arrivo subito, fammi dare un'occhiatina qua sopra. Ci sta per forza qualcosa qua sopra, no? Ma a parte questi che sbrilluccicano e boom, te ci fanno passare. E dove ci fanno arrivare? Amore! Ah, ma è una prova a tempo. Vabbè, non è proprio necessaria. Possiamo scendere da questa parte, chiaramente. Per cui ciao bella, ciao cara. Parla. La porta dovrebbe funzionare ora. E carichiamo allora. Boom. Oh yes. What the fuck? Perché sta bruciando tutto? Oh mio Dio. Oddio, ma perché? Fermatevi, ma che cazzo? Perché va tutto a fuoco? No, dai. Che cosa brutta. Mio Dio. Raga, fa sempre un brutto effetto, vede, quando la natura brucia, eh. Sempre un bruttissimo effetto. Comunque non so quanto potremo fare attualmente qua intorno, per cui proverei comunque a procedere da questa parte, verso quella luce. Anche se, mamma mia, la vedo dura, mo stava di. Ci avrei giurato. Scusa zio, però. Perché mi dovete sempre rompere i maroni, no so. Salve lei. Sì, proprio lei, parlo di lei. Bam! Ok. Tra l'altro, ragazzi, io mi rendo conto di usare spessissimo l'arco. E vi chiedo scusa pure per questo, perché magari uno dice comunque col corpo a corpo potresti forse risolvere un po' più velocemente. Però a me l'arco, raga, mi è sempre piaciuto da morire. Nel senso, l'ho sempre trovata un'arma meravigliosa che io adoro. Quindi ogni qualvolta c'è la possibilità di usare l'arco in un gioco, cerco di usarlo il più possibile, perché veramente c'ho un debole, c'ho veramente un debole. Per cui la luce ci conduceva fino a qua. Vediamo dove altro ci conduce. Anche se questo, regà, sto panorama è di una tristezza veramente unica. C'è una desolazione, una tristezza che, mamma mia. Vediamo. Ci conduce fino a qua. Eccolo. Usiamo la maschera. Can feel her presence everywhere. These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? We need to find three relics to help Adira. Tre reliquie, ok. There's something buried beneath the poison over there. That might be a good place to start looking. Ok. Ah, si preannuncia una storia intensa. Quella di Taro forse è stata più tenera, probabilmente.
nella sua tragicità. Questa sembra essere bella, bella intensa. Mi ha incuriosito molto. Cioè, come se te facessero vedere il trailer di un film, no? E quindi magari quelle poche scene che vedi ti incuriosiscono per poter approfondire a maggior ragione la storia, no? E allora, dobbiamo dare una ripulita qua. Lei ha detto che forse questo potrebbe essere un buon punto di partenza. Vediamo che ci dice. These rocks look like they were part of a larger structure. La struttura più ampia. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Ok, quindi questo è il centro, diciamo, il fulcro. Però appunto bisogna ripulire queste zone qua, nei campi. Va benissimo allora. Aia la fessa, se ci cammino sopra però pure io posso essere considerata un genio. Va bene, andiamo prima di qua. Lei compare in ogni dove. They've destroyed the foundations of the structure that once stood here. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. Ok, è evidente che anche le amori cipi mi indicano che è qua e devo ricostruire sta roba praticamente. Guardate ragazzi, posso colpirle. Adesso ci sto a far caso, quindi potevo saltare da qua. Queste al centro durano di più, diciamo così. Allora, indirizzando questo coso centrale posso arrivare sia dall'una che dall'altra parte, quindi bisogna fare vari tentativi ragazzi. Allora, intanto saltiamo qua. Se miro pure di merda, iniziamo proprio alla grande. Però qua ci arrivo. Ok, allora, almeno da qua ci sono arrivata, quindi vediamo un attimino. Ma lo posso aprire questo? Si è impallato, me sa. Allora, non me lo fa aprire, ragazzi. Apriamo questo intanto. Ok. E questo niente, si è buggato, me sa, raga. Nuovo cappellino, amore, con le foglioline. Oddio, quante cipi, quante cipi, quante cipi. Quindi adesso l'obiettivo è arrivare di là. Quindi devo solo un attimo capire come far funzionare il tutto. Poi sparo qua, salgo da qua. Poi, ah, da qua forse ci posso arrivare, guarda. Ah, eccoti, minchia, sei già qua. Zica. Roba seria, roba serissima direi. Allora fermi un attimo. Apriamo questo chiaramente. Cioè apriamo, raccogliamo tutti i bei dindi che sono capaci di darci. E seguiamo il pidocchiume, perché secondo me il pidocchiume ci indica la via. Allora, dove siamo adesso? Vediamo raga di qua dove arriviamo. Anche se sta zona così aperta sinceramente non è che mi ispira tanta fiducia. Se proprio la devo di tutta. Che era dirmi? Built by an ancient people to track the passage of the seasons. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. Che cosa cipi. Che cosa super tenera. Allora qua le rocce si possono sollevare, però qua in mezzo si potrà fare qualcosa. Allora il panorama bellissimo, quindi immagino quando dice che è bellissimo al tramonto. Vorrei tanto vederlo. Chiaramente questo non ci sarà permesso. Io, se io mi metto qua, no? Però non succede una ceppa, perché non è attivo. Sembrerebbe non essere attivo il meccanismo qua. Quindi esplorando un po' di tutto. Apriamo uno. Amori! Si mangia! Ah, tutti che mangiano i frutti! Ho fatto pure Ari, ma manco volevo. Allora. Punto di meditazione. Riposa qui. E concentrati per aumentare in modo permanente la tua salute massima. Top! Beh. Meditare, regà. Di fronte a questo panorama. Ottimo. Wow! Così ci danno pure una bella... ah, visione del posto, spettacolo. Mi piace sta cosa, è proprio carina come idea. Per cui, abbiamo meditato, ci siamo allungati alla salute massima e sta cosa mi è piaciuta parecchio. Quindi adesso, tornando un attimino indietro, dobbiamo vedere che possiamo fare qua intorno. Allora, queste si possono sollevare, quindi direi di farlo, tipo ora. Tipo now, vediamo dove ci portano. Cercando di fare attenzione a non cadere come imbecilli. Ecco, allora. Tac. Qua sopra ci posso arrivare e va bene. Però da qua sopra a volte è difficile, raga, scorgere certi dettagli. Allora, questa si illumina, quindi probabilmente...
Ah, bastava questo? Quindi è questo che devo fare, sti pilastri? Ah, non avevo notato che aia, che colore sotto luccicasse. Non l'avevo notato. Ah, vedete? Le lucine si accendono, toppe. Boom, bere, boom, bam, boom. E boom, bara, boom, bam, boom. Anche qua. Toppe. Ok, adesso sì, infatti. Adesso si illumina. E quando si illumina vuol dire che funziona. Bam. Wow. No, vabbè, regà, dai. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, io ogni volta rimango sempre, cioè, sbalordita dalla bellezza delle cose che si vedono in sto gioco. È veramente, cioè, micidiale. Allora, la zona qua sotto saranno cazzi da cacare. Ma non lo temiamo, vero? No, non lo temiamo. Quindi andiamo, ammazza. Mi sono rotte le gambe. So dettagli, so dettagli. Non ci prova. Oddio, che sono sti cosi che strisciano? Fanno paura, ma non sono fin troppo pericolosi. Almeno così sembrerebbe. Ecco, a parte. Ecco. Le ultime parole famose. A parte quando lanciano merda che esplode pure loro. Bisogna tenerli d'occhio la fessa. Piano bello di casa. Oddio. Ma porca di quella miseria. Calma. Vabbè, vabbè, raga. Ma siamo matti. Siamo matti. Ogni volta pure mi stupisco di quanto possano rendere un dito in culo certe zone. Ma pure quelli sono dettagli, quindi stiga del resto. Allora, c'è sta quello grosso che sta in arrivo. E infatti. Oh oh oh. È bello, a bello de mamma. A bello de mamma però. Oh, fessa, fessa, fessa. Raga, pericolosissima la storia. Non c'è roba per curarsi, no. Ovviamente no. Mannaggia la cincia allegra. Aia. Porca miseria. No, vabbè, raga. Me la so giocata malissimo. Cioè, è possibile, vedete, raga, è stupefacente. Virgolette, come quanto anche un mini boss. Perché è chiaro che un mini boss possa veramente, cioè, rappresentare un dito in culo. Mo' ripeto, scusate il francesismo, raga, però. Siamo tutti amici, non ci scandalizziamo per affermazioni del genere. Trovo una leggera bastardata il fatto che non ci siano cose per curarsi. Evidentemente perdo troppa vita all'inizio. Mamma mia, regà. No, vabbè. Oddio, è assurdo. È così assurdo. Non posso ogni volta farmi ridurre così. Pazzesco. Mi sembra assurdo veramente che possa essere così complicato. Cioè, sono riuscita a gestirmi bene comunque le altre boss fight più o meno. Dico sempre più o meno. E qua non. Cioè, non riesco con questo. Sto cercando di mantenere quanta più calma possibile, ragazzi. Ma veramente, cioè, mi sembra assurdo che sia così complicato. Ora mi sento, ragazzi, veramente non essere più capace di fare niente. Perché tutto quello che sono riuscita a fare fino ad adesso ha perso completamente significato. Sembra, cioè, che sto a fare il boss finale del Dark Souls. Cioè, come fare se è così impossibile? Non capisco. Ma la fessa resoreta. Sono allibita, ragazzi. Cioè, veramente non so cosa dire. Cioè, davvero, raga, non so se sono, cioè, io così incapace. Cioè, mi sembra assurdo quello che sta accadendo, veramente. Vabbè. Raga, io veramente, cioè, non.
Cioè, non mi spiego questa cosa, vi giuro. Cioè... Che vorrei davvero capire cosa sto sbagliando, perché è chiarissimo che sto sbagliando qualcosa, perché cioè per perdere così tante volte, raga, contro un semplice mini boss significa che qualcosa non lo sto facendo, non la sto facendo nel modo giusto. Sì, vabbè, ma pure io so stronza, però pure io so stronza. È chiaro che è tutta questione, regà, di capire quando schivarlo e comunque attaccarlo più non posso e capire bene quando è il caso di schivare e tutto il resto, però... Cioè, ma allora, quello che mi fa incazzare, regà, a me è che... Cioè, ci si mettono pure questi piccoli, capite che ve voglio dire? Cioè, che mi faccio colpire da questi piccoli, quello mi fa incazzare, ve giuro. Mi fa incazzare più del resto. Veramente senza parole. Allora, raga, mi sono dovuta togliere la giacca di pile perché veramente mi sto accaldando per il nervoso. Dico io, no? Allora, già il mini boss è un dito in culo. Siete allora proprio stronzi a metterci pure tutti quegli altri nemici penosi intorno e ti pizzicano il culo continuamente. Questa, raga, è proprio una grandissima bastardata. Lasciate che io lo dica, per favore, liberamente, ok? Ma perché... Come è possibile? Come porco... Dai, ma veramente, ma come cazzo è possibile? Cioè, non è normale, regà, dai, non è normale! Senza parole, ragazzi, cioè questa volta veramente senza parole. Ma vattene a fanculo, va, ma vai a fare in culo. Ma vai a morire ammazzato, vai. Sì, lo merito, perché continuo a sbagliare negli stessi punti idioti, quindi lo merito. Sono stronza io. E poi se mi faccio colpire pure all'inizio da questi pezzi di merda, ho ancora più problemi ed è evidente, va bene. Va bene, oh! Ecco qua, vedete? Me lo merito! Perché me lo merito! Ma perché nascondersi dietro un dito quando me lo merito? Vai a farti fottere! Ciupami sto! E giuro, regà, che io non provavo un simile livello di frustrazione dei tempi, probabilmente, di Dark Souls. E penso di aver detto tutto. Io sono senza parole, ragazzi. Cioè, veramente, nel senso che... Cioè, questo era un mini boss. Era un cazzo di mini boss. Quindi, cioè, io non oso immaginare
cosa? Oddio, stavo per buttarmi nel vuoto. Cosa diavolo devo aspettarmi per le cose che mi aspettano più avanti? Scusate il gioco di parole. Cioè, deve essere tipo una cosa aiuto, no? Aiuto, aiuto. Allora, qua? Come ci arrivo io da là? Scusate. E ok, vabbè, che mo' mi hai fatto sbucare quella cosa, mo'. Ah, forse la devo far passare da una parte all'altra, comunque. Oddio. Minchia, cioè, non me lasciate in pace manco i rot. Cioè, ma raga, fatevi curare però, eh. Ah, mi colpiscono pure a me i bastardi. Cioè, ma fatevi curare, ragazzi, veramente. Perché, cioè, non è possibile che siate così bastardi. È veramente assurdo. Ok, era ora. Oh, oddio. No, 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 no. Oh, fermate, non t'azzardare. Vai a fare in culo pure te. Ok, facciamo fuori quella merda, per favore. Oh, ok, era quello che dovevo fare, perfetto. Va bene, allora. Devo cercare, ragazzi, di recuperare un attimo la calma, perché lo sapete che io non sono mai una persona troppo paziente, anche se ultimamente sto cercando di mantenerla veramente tanto, la pazienza, ma in certi casi è davvero complicato. Tipo questo, cioè tipo un caso in cui un benedetto, anzi direi un maledetto mini boss di sta grandissima ceppa è capace di costringermi a ripetere la... Ecco, come una deficiente. Come faccio ad arrivarli fin qua per ripulire sta merda? Famo così. Facciamoli arrivare di qua con tutta la calma e la pazienza del mondo, perché è così che bisognerebbe affrontare le cose. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Voilà. Ta-da! Ok, perfetto. Interagiamo. Ah, e c'era un bel po' di dindi. Va bene, allora almeno sta cosa l'abbiamo fatta. Perfetto, quindi passiamo e procediamo di qua. Allora, scendendo da questa parte. Oddio, per poco non mi suicido. Ah, ok. Ok, meno male. Stavo dicendo sto per cadere, stavo per precipitare nuovamente, invece no. Va bene, allora di sopra non possiamo andare. Ah, aspetta, posso scendere qua però. Sveglia, un po' più di colpo d'occhio, forza. Ok, che c'è mo? Vabbè, raga. Ma io ve lo sto a dire da 300 anni. Mi dovete lasciare in pace. Cioè, non vedete che già c'ho grossi problemi? Già c'ho grossissimi problemi. Ma veramente grossi, raga, eh. Cioè, non è per esagerare, ma sono stata non so quanto tempo appresso un mini boss di sta grandissima ceppa. Direi che è stato abbastanza vergognosa come cosa. Allora, quindi vediamo che cosa succede aprendo quella roba. Ok, allora. Quindi fermi. Perché quella questione è molto delicata. Ok, rot. Oh. Ok. Devo fare in tempo. Avrò fatto in tempo? Di regola sì. Ok. Quindi la prima parte è andata. Benissimo. La prima parte è ripulita, raga, per un pelo di culo. Ce l'ho fatta letteralmente per un grandissimo pelo di culo. Comunque, allora, che zona abbiamo ripulito? Scusate, ok, quella che era di qua, perfetto. Quindi adesso, ritornando indietro, dovremmo essere chiaramente capaci di dirigerci anche verso le altre zone. Sempre se non hanno disseminato la zona di mini boss dita in culo come quello di poco fa. No, mi serviva l'ascensore, mannaggia santa. Allora, rat, un altro piccolo amore cipi, finalmente. Eccolo là, infatti, tac. Oh, eccolo qua, finalmente ne ho trovato un altro che si unisce alla nostra ciurma. Quindi l'ascensore, prego, dovrebbe tornare gentilmente giù. E adesso può tornare gentilmente sciù. Ok. Perfetto, quindi torniamo di sopra. Mamma mia, però. Che rottura di cazzo, veramente. Mo' permettetemi di dirlo, regà, ma... Cioè, dopo una situazione come quella in cui ci siamo ritrovati poco fa, cioè, di nuovo ritrovarmi di fronte a tutti sti nemici è abbastanza dito in culo. Anche quello, chiaramente. Timino, allora, dove sono risbucata? Ok, in mezzo ai campi. Mi ammazza la miseria. Qua la situazione è bella spinosa. Come un po' dappertutto, praticamente, la situazione è letteralmente spinosa. Comunque, ragazzi, alla fine, con quel mini boss, ho assunto la tecnica del lascialo attaccare e quando si ferma gli corro incontro con l'attacco in salto. È stato
la fessa di tua sorella con la grandissima bottana è stato quello che mi ha salvato le chiappe, praticamente. Veramente mi ha salvato le chiappe quell'attacco, ragazzi, perché poi tra l'altro dà un attimo tipo di stordimento, no? Mi ha salvato veramente le chiappone. Allora, pure qua. Ma oh, scusa, ecco, vai a fare in culo pure te. Allora, scusate regà, ma quando poi mi innervosisco divento anche un pelino volgare. Io spero davvero che voi capiate la situazione, insomma. Allora, essendo qua nei campi, qua al centro c'è appunto il pidocchio supremo, praticamente. Quindi dovrei andare di qua a sinistra, forse dove c'è tutta quella merda. Vabbè, qua ci servirà grotto sotto forma d'acqua, chiaramente. Oddio, no, vi prego, non me lo dite. Ho paura, raga. Ho paura della situazione. È andato lo stronzone e lui si nasconde, il bastardo, eh. Oh, raga, sentite. Non rendete la situazione troppo complicata, anche se il vostro compito è proprio quello, lo so. Però veramente, cioè, ecco qua. Vabbè, niente, raga. Oddio. Pure questo è resistente, raga. Già me sto a vedere. Ok, se lo blocchiamo, cerchiamo di colpirlo il più possibile, intanto che i piccoli rot ci aiutano, cercando di non farci colpire pure noi. Cosa che invece sempre succede. Forza e coraggio, dai. Forza e coraggio, dai. Dov'è il maledetto? Di nuovo possiamo usufruire dei piccoli rot. Approfittiamo. Mazzuliamolo, regà. Aia, aia. La fessa sempre de tua sorella. Povere sorelle, regà, di questi, che male mai avranno fatto, però, insomma, capita a me, ecco. Aiuto, regà. La situazione è critica. Io penso che questo sia abbastanza chiaro. E mo, vaffanculo pure te, ok. Almeno con questo non ci sono stata troppo tempo. Quell'altro, regà, era veramente... c'è una cosa che... cioè, incommentabile, direi. Comunque, ah, ci serve la goccia qua. Allora, piccoletti, la goccia me la piazzate gentilmente qua. Ecco, così potete diventare poi i rot smollicci, per poter ripulire un po' la merda. Quindi, cioè, mi stai a mostrare che io, cioè, io devo pulire tutta sta merda, in pratica, compreso quel fungo là sopra. Sono cazzi da cagare pure questi, come sempre. Tanti guai, sempre a noi. Bella rottura, mamma mia. Come farò ad arrivare fin lì? Cioè, ci dovrà essere un modo, chiaramente, per avvicinare la trasformazione, diciamo così. Allora, ancora una volta, ragazzi, forza. Andiamo da qua. Ok, quindi qua è a posto. Però, quando mi ci riavvicino, quindi si riallunga il tempo. Il problema, ecco, che se me cadono là sotto, ci sta niente da fare. Come faccio? Devo passare da lì, ok. Vediamo. Andiamo da qua. Facciamoci strada qui. Andiamo da qua. Puliamo qui. Ah, ok, ecco perché, raga. Sì. E quando mi ci riavvicino è perfetto. Ok, 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 va benissimo. Allora, quindi dobbiamo prima aprire la strada qua, se magari becco, ok, il punto. Quindi forza, ragazzi, adesso tocca a voi. Dai, le pulizie di primavera sempre vanno bene, sempre vanno bene. Ok, e adesso tocca a noi. Mamma mia, come arrivo là sopra? Ah, ok, da qua e poi oh, da lì. Ok. Ok, perfetto. Ottimo. E siamo a due. Ci manca la terza, perché non c'è mai due senza tre. Tre è il numero perfetto e tutto il resto appresso. Per cui adesso come faccio a non cadere senza, a cadere senza spezzarmi le gambe? Una piattaforma decente. Guarda, pure se cado da là forse mi dovrei far meno male, guarda. Ok, più o meno. Allora, quindi pure qua è andata, quindi ci rimarrà quella là in fondo. Ah, qua sotto c'è un rot, ragazzi. Vediamo un attimo. Oh, oddio. What the fuck? Cos'era sta roba? Vabbè, comunque, prescindere da tutto. Amore, si unisce anche lui alla nostra, truppa. La nostra truppa di Roz. La musica.
È qualcosa, però, regà. Dopo aver biastimato come un animale, guardi il paesaggio, senti la musica, te passa un po' tutto. Allora, qua ce n'è un altro. Quindi raccogliamolo. Oh, yes. Un altro cipitino! Della nostra truppa. Ok, però, come ci arrivo? Ah, forse devo prendere l'altra strada. Qui c'era un altro ancora? No, non credo ce ne sia un altro qua sotto, ma... ecco. Fatto nasce una di ste merde. Veramente utilissimo, direi. Vabbè, non c'era niente, nient'altro. Quindi, allora, passando poi da questo ponte, forse dovrei raggiungere la zona che mi interessa. Se non fosse chiusa, chiaramente. E questo è un bel problema. Forse ci può essere un altro modo per arrivarci, magari... attraverso la melma. Oh! Ok. Bisogna prestare particolare attenzione, ragazzi. Ecco qua. Piano. Non vorremmo finire in questa brodaglia viola. Ovviamente no. Per cui, allora, vediamo prima qua cosa c'è. Uno scrigno, lo apriamo. Guadagniamo i nostri bei dindini e andiamo sopra di qua. Penso che sia la strada giusta per raggiungere il punto... interesse attuale, sì. Abbiamo chiaramente sviato. Questi esplodono. Oh shit. Cazzo. 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 Vabbè, se non becchi il punto giusto, mi dovete calma. Madonna, raga. Porco dinci. Dai, oh. Che cazzo. Dai, un altro, te pareva. Ok. Allora. Fuori un altro, ok. Mi è andata immensamente di culo, se proprio la devo dire, perché non sono morta per pochissimo, ragazzi. Quindi per una volta lo dico, sì, mi è andata di culo. Allora, con questo, questo lo possono sollevare. A che pro? A che pro se non possono salire il gradino? Bella domanda. Allora, qua sopra io ovviamente non ci arrivo, quindi quel coso mi serve qua. Ma loro... cioè, possono salire il gradino? Non credo. Ma infatti, vedete, non ci possono arrivare. E allora? Allora, ragazzi, per oggi veramente ho finito il mio tempo purtroppo a disposizione per registrare Kina. Quindi se avete un suggerimento da darmi per questo attuale problema, chiaramente lo aspetto qua sotto in commento. Come sempre, ragazzi, io mi scuso per il nervosismo, ma... e che mi dà fastidio, cioè, vedermi così incapace. Ve l'avevo già spiegato, ma ci tengo comunque sempre a ripeterlo, perché non è che voglio sembrare una scema che sclera per un non nulla. Mi dà fastidio sembrare veramente incapace in certi casi, quindi scusate. Scusate ancora per il nervosismo. In ogni caso, grazie a tutti per il supporto come sempre, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.